parliamo di Sanremo 2017 e della presenza di Maria De Filippi, che sarà una conduttrice anomala. Lei stessa infatti ha ribadito il concetto che si tratta del Sanremo di Carlo Conti e che lei è solo un ospite, ma sappiamo bene che si tratta di un ospite molto pesante, in grado di cambiare le sorti dell'intera kermesse. La curiosità sulla presenza di Queen Mary, regina incontrastata di Mediaset e spesso incubo del sabato sera Rai, è fortissima e siamo certi che tenderà ad aumentare. È caccia quindi alle indiscrezioni che trapelano da Viale Mazzini e dai corridoi dell'Ariston. È ormai cosa nota che Maria De Filippi parteciperà gratuitamente al Festival di Sanremo, ma a incuriosire i telespettatori è anche e soprattutto il suo look. Maria è sempre elegantissima, il suo stile è decisamente diverso da quello tutto pizzi e lustrini che ci si aspetta ad una prima serata dell'Ariston. Quindi, come si vestirà? Repubblica ha già anticipato che Maria, che vestirà Givenchy, avrebbe rifiutato i 20 cambi d'abito previsti dal rituale e che si è accordata per 5. Ne ha concordati 5 perché deve registrare tutti i programmi di Canale 5 prima di partire per Sanremo e perché odia fare le star in posa. Certamente la vedremo in lungo, come già a Sanremo 2009 con Paolo Bonolis, uno stile che di solito non è nelle sue corde, preferisce infatti tubini corti o pantaloni. Già in conferenza stampa comunque Maria De Filippi, scherzando, aveva proposto a Carlo Conti di scendere la scalinata al suo posto mentre lei avrebbe aspettato giù ed ha anche lanciato l'idea di avere valletti al posto delle vallette. Qualcosa ci dice che le sorprese sono appena iniziate.